fatto richiesta, avremmo tranquillamente lasciato una copia. E tranquillamente andate su Facebook, andate sul nostro gruppo, che visto che all'epoca non eravamo l'amministrazione del comune, avevamo solo una piccola pagina su Facebook, c'è l'indirizzo dove poter scaricare anche ora questa delibera, quindi che non sia stata data in mano alla gente, non si sia resa pubblica. E anche il discorso sui giornalini e tutto l'abbiamo detto, se qualcuno vuole la delibera, nessun problema, gli si lascia la copia. Permettimi, voi avete scritto per tutto e detto a gente che noi volevamo vendere, ma avevamo già venduto il banco del servizio, cosa che è veramente falsa. La delibera non è solo per stampare in rosso, ma è tutta la delibera, il teatro ci ha detto l'intero per capirlo, non solo per farci stampare in rosso. È inserito nella lista di esatto. Io ho detto perché penso. Aspetta, volevo chiudere un attimo, e poi appunto tu hai detto che noi non volevamo lasciarci la delibera alla gente. Questo è un dettaglio per cui è importante precisare che un conto è dire leggi la parte rosso e via ti porto nel foglio, un conto è pubblicarla e tenerla pubblica tutt'oggi, scaricabile, stampabile, diffondibile a chiunque, e un conto è dire come tu. È un piccolo dettaglio, però un dettaglio secondo me importante da sottolineare e iniziare. Scusami, prego. Io parlo di questo argomento, questo atto che serve anno, però di preparare, di ricordare, di verificare la convinzione che è stipulata. Che prevede che il Verardi deve farsi carico del completamento del itinerario. La voce mi occupa degli altri, ma si sente dire che il Verardi ha ceduto a un altro gruppo, il quale potrebbe essere ambizioso di intervento della cava. E ovviamente ha ceduto a tutto la urgenza di banche, quindi è altro lo fa l'intervento quando lo si è movimento, però una sollecitazione sul fatto che chiudano questo percorso, non perché come ha detto quello che ha detto l'altro, con il mio compagno c'è la vita, anzi, eccetera, tutte cose lì, sono sciocchezze, ma come ha detto l'altro, quindi non è più, però è la strada, è una strada ben fatta, che dà al parco una bella accessibilità, e poi il parco si fa quello che si deve fare, dove condivido quello che ha detto Damiano, ma è un obbligo che tutti qualcosa, quindi oggi governo un'altra giunta che si fa solo per precisare alcune cose. La delibera, il consigliere l'ha detta tutta, e nella delibera Damiano, al di là del tentativo di scalata della defranca che aspetta, c'è scritto chiaramente che lo scopo è vendere una porzione del mappale 74, parco del Cerreto. Poi Cristian ti aveva detto, ma no, ma teniamo proprietà, si può pensare a una convenzione, quel che sia. E effettivamente tu hai detto, basta, dobbiamo anche valutare. Interviene successivamente l'assessore bilancio e coordinamento Simone Maggiori, sostenendo che non viviamo in Libia o nel Burundi, e che l'intenzione dell'amministrazione è quella di cedere questa parte del cervello, anche perché secondo noi, dice, un soggetto privato difficilmente va a realizzare investimenti su un'area che non è di sua proprietà, tant'è che dopo si delibera di fare questa vendita.
Sempre una porzione, e con uno scopo ben preciso. Su piccolo su un progetto, su un scopo preciso, è solo quello, tu devi dire solo a chi interessa dire. La mia è tutta. Allora, dopo che metto rispetto a queste scelte, va bene, però quello che voglio far capire a tutti, e il Cuneo lo capisco veramente, è che si voleva vendere una piccola porzione. Ma cosa c'entra? Vendere! Ma lo dice adesso che vedo l'1%. Vado anche dentro il preciso. Ma per fare la leggi su quanto servizio, per fare la zona servizi. 300 servizi. Non servono 400 milioni di quadrati. No, ricordo quante volte ti ha chiesto Roberto. Avete dei progetti? Non ci sono progetti ancora da fare? Ecco, e noi avevamo il dubbio che voi volete. No, ma scusa, se hanno individuato 200.000 euro. È chiaro che hanno parlato. Cosa volevate vendere? Perché comunque vendere, volevate vendere. E noi lo togliamo, punto, basta. Sì, ma va bene, basta. No, è la quinta volta che ci dici che stai dicendo bugie. Qua. Piano delle alienazioni, non l'ho firmata io. L'ho confermato anche adesso, non si vende il parco che ha detto, si vende una piccola porzione ma si su vende. Un progetto ben preciso per fare... Quale progetto? Quello che bisogna fare, si fa il bando approvando qua. Leggo solo una frase, interviene consigliere di minoranza, Zani Giuseppe Riccardo, chiedendo chiarimenti al segretario comunale sul fatto che una volta inseriti nel piano delle alienazioni beni da vendere, il Consiglio Comunale si è chiamato a dare ulteriormente sulla vendita di dette aree. Il segretario ha risposto che non poteva fare altro, dopo di una volta approvato si passa alla fase esecutiva, quindi alla vendita. Ma lei già aveva la frase del Consiglio che verrà fatto il bando approvato il Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale non avrebbe mai più potuto deliberare in merito al fatto che si vendesse o meno, la decisione di vendere è già stata presa, non raccontiamo stupidate, perlomeno, capite? Dai, del 1% la dice. Lo dice adesso, 200.000 euro, avete venduto un posto a 3 euro, 200.000 euro di cosa? 40 euro, lo dice adesso, sono 40 euro. Quando mai? All'epoca di padre di bilancio, poi il sindaco sa che
altrimenti, come avevo suggerito io, di diminuire le spese, perché nella famiglia, quando non si può fare tutto, ci siamo sicuramente terremo presente comunque le considerazioni di vostro consigliere Donni, e se ci vorrà magari dare anche degli spunti in seguito per queste valorizzazioni, visto che lui conosce bene la materia, senz'altro il mio ufficio sarà sempre aperto, anzi ti chiamerò personalmente. Qua non bisogna buttare, la seduta è tolta, grazie a tutti, buona giornata.